Lascia il tuo segno. Fuggi lontano da ogni schema. Guarda più avanti degli altri. Nuova EQA 100% elettrica. Scelta distintiva. Eccoci per un nuovo appuntamento con i giornali in TV, ben ritrovati da Pasqualino Rettura. Come sempre iniziamo questo nuovo appuntamento con i quotidiani regionali, passiamo in rassegna i titoli principali, poi andremo anche alle pagine interne, intanto per iniziare con Gazzetta del Sud, poi come sempre andremo a dare uno sguardo alla prima di Calabria.live. Poi passeremo al sito lametino.it, poi alla prima pagina e alle pagine interne del Quotidiano del Sud. Questo per quanto riguarda la prima parte del nostro appuntamento con i giornali TV. Bene, andiamo alla prima di Gazzetta del Sud, come sempre nell'edizione Catanzaro, Crotone, Lamezia Terme e Vibo, l'ultimo tango del Corap. Calabria, la regione autorizza il commissario al trasferimento di dipendenti e patrimonio, il consorzio per le aree produttive confluirà in Arrical e Arsai. Quindi ultimi giorni di vita per il Corap, il consorzio regionale per lo sviluppo delle aree produttive, già ASI, area sviluppo industriale, e ancora prima i consorzi industriali che avevano appunto sede, che hanno sede a Lamezia Terme. Nell'area industriale. E ancora centropagina su Gazzetta Catanzaro, il sindaco Fiorita lavora alla nuova coalizione, crisi al comune, consultazioni serrate nel centrodestra, scrive appunto il quotidiano Gazzetta del Sud, quindi si continua a scrivere della crisi che c'è al comune di Catanzaro, crisi politica. Ricordiamo che nei giorni scorsi appunto il sindaco di Catanzaro Fiorita ha azzerato la giunta, quindi si è in attesa ora dei prossimi e possibili sviluppi in seno a questa crisi politica che c'è al comune di Catanzaro. Oggi dunque anche sulla prima pagina di Gazzetta in alto un grave fatto è successo, lo avevamo parlato anche nelle edizioni precedenti di Gazzetta del Sud, a San Gregorio di Ippona, intimidazione al sindaco Farfaglia, dopo gli spari il sindaco medita di gettare la spugna. Poi nel crotonese, contagi di lingua blu, già 2000 capi morti negli allevamenti. Poi il delitto di Cernusco sul Naviglio, Antonio Bellocco è stato ucciso da 11 coltellate, tutte mortali. I funerali saranno a San Ferdinando, questo ha stabilito l'autopsia su Antonio Bellocco, ucciso da uno dei capi ultra dell'Inter, Andrea Beretta, che dopo l'udienza di convalida dell'arresto è rimasto in carcere. Andiamo ora alle pagine interne calabresi di Gazzetta del Sud. Dunque dicevamo il Corap calabrese al passo da Dio, il consorzio delle aree industriali liquidazione coatta da novembre 2021. Lega Coop, rinnovati gli incarichi di vertice per quanto riguarda agricoltura e ittico. Poi rinascita dei piccoli borghi, case a un euro, iniziativa contro lo spopolamento in 7 comuni calabresi. Negli ultimi 20 anni la regione ha perso 173.000 residenti.
Reggio Calabria, l'arcidiocesi apre a Fedez, bisogna accogliere tutti, il concerto per la festa della Madonna, la curia chiude la polemica con il rapper innescata da due sacerdoti e dai portatori della vara. A Reggio Calabria, fiamme mafiose contro il parco Ecolandia, poi l'intimidazione a Farfalla, il sindaco riflette sul futuro, il sindaco di San Gregorio di Ipona, in 4 anni di attività mai nessuna minaccia, ha detto, quindi ancora sotto shock San Gregorio di Ipona per il gravissimo episodio, i 17 colpi di pistola esplosi contro la sua auto al centro delle indagini di polizia e procura, le istituzioni solidali con il sindaco di San Gregorio di Ipona. E poi un altro grave fatto, l'omicidio di Antonio Bellocco a Cernusco sul Naviglio, è stato ucciso da 11 coltellate tutte letali, emerge questo dall'autopsia. Il capo ultraenterista Andrea Beretta avrebbe infierito sull'ex amico, i funerali dovrebbero tenersi nei prossimi giorni a San Ferdinando. Mi voleva eliminare, la versione data al PM da Beretta. Sul cadavere non sono stati rinvenuti i proiettili e dunque non ci sarebbe stato alcun secondo sparo. E ancora su Gazzetta, Rosarno, un presidio delle forze dell'ordine in stazione, Dominici ha scritto al prefetto chiedendo una maggiore presenza. Altra pagina di Gazzetta, Siderno, l'orgoglio risvegliato dalla Madonna di Portosalvo. E ancora Cosimo, trovare parole per testimoniare Cristo, lo dice il mistico alla giornata dei giovani che si è svolta a Placanica. Bene, ancora andiamo a scorrere le pagine di Gazzetta, andiamo su Catanzaro, il sindaco Fiorita tra numeri e consultazioni, quindi incontri con singoli consiglieri e Azione, il cui peso sembra decisivo, centrosinistra pronto a ripartire, il sindaco cerca la soluzione alla crisi aperta con l'azzeramento della giunta e il terremoto nella coalizione. Intanto Talerico spiega le ragioni della rottura dell'alleanza, qualche scintilla nel centrodestra e gara a chi guiderà la coalizione, poi cambia vento, a breve la nuova giunta per Fratelli d'Italia sarà sostenuta dai detrattori. Altra pagina di Gazzetta, cambio al vertice dell'arma, il generale Sciuto si è insediato, il nuovo comandante regionale dei Carabinieri si è insediato. Altra pagina di Gazzetta, il primo bilancio dell'azienda ospedaliera universitaria Dulbecco, c'è il rosso al primo bilancio, già in perdita, ma i segnali sono positivi, scrive appunto il quotidiano Gazzetta del Sud. Sul quotidiano Gazzetta del Sud, nelle pagine di Lamezia, la stagione delle piogge è alle porte, i corsi d'acqua sorvegliati speciali a Lamezia, autonomia differenziata, patto sociale insiste, è un danno per il Sud. Poi 5 giovani talenti conquistano il Cantagiro. Andiamo nell'Ametino. Il comune di Falerna investe in sicurezza, scuole sempre più efficienti e moderne. Previsto un intervento di 1 milione di euro per l'edificio di Via Pigna a Falerna. Ristrutturazione energetica dell'istituto comprensivo di Via Rosario. A Gizzeria cala il sipario sul premio Caposuvero. Poi il pensiero popolare italiano mette radice a Cortale, il consigliere di opposizione Mungo aderisce all'associazione nazionale. Poi il curinghese rosato sul red carpet a Venezia. E ancora boom di presenze al campionato italiano di bocce. Andiamo a Crotone, lingua blu, cresce la preoccupazione, già 2000 capi uccisi e 50 focolai. Poi a Vibo, trasporto scolastico, c'è l'intesa sulla corsa supplementare. La piscina di Vibo conta alla rovescia per l'avvio dei lavori della piscina comunale di Vibo. Poi il questore di Vibo presenta 4 nuovi funzionari. Mare sporco, andiamo ad altra pagina, questa volta andiamo a Pizzo, quindi siamo in provincia di Vibo.
Mare sporco, i riflettori restano accesi, patto tra comune e capitaneria. Questo scrive Gazzetta del Sud, con cui abbiamo iniziato il nostro nuovo appuntamento con i giornali in TV. Restiamo online, quindi restiamo in rete, andiamo alla prima pagina digitale di Calabria.live. Come sempre, Calabria.live sceglie un argomento al giorno per appunto dare spazio poi a riflessioni sull'argomento che appunto viene scelto ogni giorno dalla prima pagina di Calabria.live. L'argomento del giorno è lo Ius Scholae. Infatti, scrive Calabria.live: Svimez, Ius Scholae, atto necessario di uguaglianza sociale e inclusione. Questa la riflessione che oggi propone Calabria.live. Nel 2024 sono 48.000 i bambini delle elementari che potrebbero diventare italiani. Nel report realizzato dall'Associazione per lo Sviluppo del Mezzogiorno, appunto lo Svimez, emergono dati importanti per la futura pianificazione del paese. Quanti saranno i futuri nuovi italiani? Questo è l'interrogativo che oggi pone nella prima pagina Calabria.live. Quindi oggi si parla di Ius Scholae sul quotidiano online. Andiamo ora, prima di passare alla prima pagina e poi alle pagine interne del quotidiano del Sud, andiamo ora sul sito il lamettino.it. C'è stata una rissa in pieno centro a Lamezia in un negozio. Ci sono dei feriti in un negozio di via 20 Settembre. Questa rissa tra i titolari dei negozi, di un negozio gestito da cinesi e alcuni rom residenti a Scordovillo, c'è stata una rissa, un ferito. Ora stanno indagando i carabinieri. Poi a Lamezia, in arrivo bollette del servizio idrico dopo il subentro della Sorical, nuove tariffe per il 2024. Poi sparatoria nel Milanese, è stata effettuata l'autopsia, Bellocco è stato ucciso con 11 coltellate, anche qui il nuovo generale alla guida della Legione Carabinieri Calabria, Sciuto. Siamo qui per difendere diritti e bellezze e bellezza di questa terra. Anche sul lamettino.it l'emergenza lingua blu nel Crotonese, 50 focolai e 2.000 ovini già morti, scrive il lamettino.it. Andiamo alla prima pagina del quotidiano del Sud, intimidazione a Reggio. Oggi il quotidiano del Sud decide di aprire la pagina con una notizia che riguarda un'intimidazione a Reggio, ancora a fuoco, di nuovo doloso, brucia il parco di Ecolandia. Dopo 5 mesi le fiamme hanno colpito un ristorante e una vettura. L'altra volta era toccato a computer e archivi. Stanchi ma non rassegnati, resisteremo. Poi la polemica a Reggio Calabria, caso Fedez, l'arcivescovo, siamo pronti ad accoglierlo. Crotone, allevatori preoccupati, lingua blu, pecore a rischio, già 50 focolai, le carcasse sono 2.000. Il PM della DDA di Bologna, Aspromonte Emiliano, sono stati chiesti 400 anni di carcere complessivi per 35 imputati. La morte di Ilaria Mirabelli, in cerca di risposte, nominati i periti per gli accertamenti sull'auto. Poi sanità, primo consuntivo per l'azienda ospedaliera unica d'Ulbecco. Bilancio chiuso con una perdita di 34 milioni di euro, quindi al primo bilancio già c'è una perdita di 34 milioni di euro. Comune di Catanzaro, tutti al lavoro per superare la crisi. Fiorita riunisce il centro-sinistra per ripartire dalle linee programmatiche. Incontro interlocutori anche tra PD e Azione. Il dialogo è più che aperto. A Lamezia Terme, la Cassazione stabilisce che va rivista l'istanza per lo sconto di pena presentata da un imputato del processo Andromeda. A Crotone, Laghi, il consigliere regionale, il SIN, il sito di interesse nazionale, è un grave problema per la salute, dice il consigliere
regionale Laghi. Lo leggevamo in prima pagina sul quotidiano del Sud. Il caso di Ilaria Mirabelli: è stato conferito l'incarico ai periti per l'esame sulla vettura, l'accertamento tecnico irripetibile è stato fissato al 20 settembre, potranno partecipare anche i medici legali. Il padre di Molinari in TV dice: non guidava lui. Molinari, appunto, compagno di Ilaria Mirabelli, è indagato dalla procura appunto per viene ritenuto, insomma, c'è qualche sospetto. Mario Molinari insieme a Ilaria Mirabelli nell'auto che appunto è stata trovata ribaltata nei pressi di Lorica, e si pensa che Molinari abbia avuto un ruolo in questo incidente stradale o presunto incidente stradale. Insomma, ci sono ancora tanti aspetti da chiarire. Intanto è stato iscritto nel registro degli indagati. Intimidazione a Reggio Calabria, ancora fiamme dolose sul parco di Ecolandia. E poi, a proposito di intimidazioni, il caso del 17 colpi di pistola all'auto del sindaco di San Gregorio di Ipona, eccolo qui. Quindi non ho alcuna intenzione di gettare la spugna, certo quello che ho subito mi preoccupa e mi mette in ansia circa la sicurezza della mia famiglia, dice al quotidiano del Sud il sindaco di San Gregorio di Ipona, Farfaglia. Nel primo bilancio dell'azienda ospedaliera unica d'Ulbecco c'è già un rosso di 34 milioni di euro. La Curia dice: noi pronti ad accogliere Fedez. La Curia di Reggio Calabria. Ancora sul quotidiano del Sud: in Calabria il progetto dell'eolico va discusso, ma bisogna analizzare i possibili effetti. Quindi sì, c'è una discussione sull'impianto offshore di Squillace, del Golfo di Squillace. Il caso del comune di Rende, nella verità dell'ex sindaco di Rende Manna. L'ex sindaco di Rende riflette sui dati relativi agli scioglimenti per mafia. Ricordiamo che anche Rende è stato sciolto per mafia. Poi: sono stati chiesti 400 anni per narcotraffico dalla DDA di Bologna per 35 imputate al processo Aspromonte Emiliano, sinergie criminali tra cosche di San Luca e del Crotonese e narcos sudamericani. Detenuto in carcere, i familiari invocano chiarezza sulle cause di questo detenuto morto in carcere. Lingua blu a Crotone, 50 focolai e già 2000 carcasse. Difendere la bellezza di questa terra, dice il generale Sciuto, che è il nuovo comandante regionale dell'Arma dei Carabinieri. Bellocco ucciso con 20 coltellate, 6 al cuore, 5 al collo, cioè emerge, appunto, come detto, dall'autopsia. Poi c'è questo episodio che è successo a Siderno: si stacca un pezzo di giostra, tragedia sfiorata durante la festa a Siderno, festa per la Madonna di Porto Salvo, quindi tragedia fortunatamente sfiorata. A Catanzaro tutti al lavoro, lo leggevamo, per superare la crisi. Andiamo a Lamezia, sul quotidiano del Sud: va rivista la richiesta di sconto di pena. La Cassazione dispone un nuovo giudizio per Antonio Chieffallo, condannato a 6 anni al processo Andromeda e in altre 2 sentenze per estorsione aggravate dal metodo mafioso e altre tentate estorsioni. Per queste 3 sentenze Antonio Chieffallo ha chiesto il vincolo della continuazione tra reati, quindi in pratica una riduzione della pena. In prima battuta la Corte d'Appello ha rigettato questa richiesta, ora la Cassazione ha annullato con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello la richiesta di Chieffallo, quindi ci dovrà essere un nuovo giudizio della Corte d'Appello. L'imputato, infatti, leggiamo dal quotidiano del Sud, l'imputato insiste per il riconoscimento della continuazione con 3 sentenze. Un'altra decisione della Cassazione: pena aumentata, è stato rigettato il ricorso per i reati di truffa, quindi la condanna diviene definitiva per Francesco Carrozza, condannato a 2 anni e mezzo per truffa. Legge Calderoli:
diritto alla salute dei cittadini a rischio nel sud con l'autonomia differenziata, lo dice Lucifero di Patto Sociale, non abbassare la guardia. Poi usi della letteratura nella vita quotidiana, le stagioni del libro, sarà presentato un libro al Chiostro Caffè Letterario il 20 di settembre, poi riapre il sipario al Teatro Costabile da ottobre a maggio, al Teatro Costabile 17 compagnie amatoriali, presentato il calendario di spettacoli della rassegna. Al Teatro Costabile di Lamezia tornerà anche il cinema. La rassegna, tre serate al vaglio per la nuova stagione culturale nel centro storico, percorso d'arte a Palazzo Palmieri di Maida, bocce, una o due giorni di gare con 32 formazioni, Scarpino, il nuovo official manager della TNT Royal Lamezia. Andiamo a Crotone, il sito di interesse nazionale è un grave problema per la salute, dice il consigliere regionale, di Laghi, appunto, che parla della bonifica di Crotone. E ancora sul Quotidiano del Sud, pioggia di premi per Famiglia, a Venezia 81 il film di Costabile con le azioni e riconoscimenti, miglior attore nella sezione Orizzonti a Francesco Gheghi. Narrare i propri luoghi con il Reggio Film Fest, poi ancora i giochi antichi con Milontra, Grecia e Calabria, le Olimpiadi nell'antichità, tutti i racconti e le leggende sulle prodezze del campione di Crotone. Questo era sempre sul Quotidiano del Sud, con cui abbiamo chiuso questa parte regionale. Ora andiamo alla parte nazionale, andiamo a dare, appunto, a passare in rassegna i titoli principali che troviamo sui quotidiani nazionali oggi in edicola, poi come sempre concluderemo con lo sport. Andiamo a iniziare con il Corriere della Sera. Il piano Draghi, scossa all'Europa. Sulla Repubblica, l'Unione Europea rischia l'agonia. La Stampa, Unione Europea, il piano Marshall di Draghi, il resto del cardino Draghi, l'Europa o cambia o muore. Il Fatto Quotidiano, piano Draghi già cestinato, tranne i soldi in nuove armi. Poi il Messaggero, manovra i paletti di Meloni. La Verità, Parigi spende, Berlino fa i muri, l'Europa alle prese con la realtà. Il Giornale, Draghi dalla sveglia all'Europa. Sul Libero, il salvaladri della Salis. Su Domani, senza cambi radicali l'Unione Europea morirà, ma il piano di Draghi è una chimera. Il Sole 24 Ore, Draghi, un piano da 800 miliardi l'anno per salvare la competitività dell'Europa. Poi il Gazzettino, manovra, Meloni frena gli alleati. Su Il Mattino, manovra, tagli a spese e bonus. Sull'Unità, arrivano le leggi speciali sulla sicurezza, non diteci che non è una svolta fascista. Poi su Il Secolo XIX, Draghi, l'Unione Europea cambi o muore. Anche sul Riformista, Unione Europea sveglia con la foto di Draghi. Il Dubbio, parte da Bibbiano l'attacco delle toghe sull'abuso d'ufficio. Avvenire, Unione Europea alla sfida finale. La Notizia, torna Draghi e rinnega se stesso, ma su nucleare e difesa ripropone le solite ricette. Sul Secolo d'Italia, lo scossone di Draghi. Quindi vediamo punti di vista diversi, insomma, su Draghi, che ha consegnato un rapporto a Ursula von der Leyen, Presidente della Commissione Europea. Quindi alcuni giornali titolano in un modo, altri in un altro. Insomma, il Quotidiano del Sud, l'altra voce dell'Italia, scrive: assegno di inclusione, che flop, spesi 100 milioni su 1,5 miliardi a disposizione dei disoccupati. Questa, insomma, è da riflettere su questo dato. La discussione, Draghi avverte l'Europa, occorre un cambiamento radicale con 800 miliardi di investimenti.
Concludiamo dunque con lo sport, la Gazzetta dello Sport, Sinner, il discorso del re, il mio anno magico, l'Italia fa il bis, battuta l'Israele per 2-1 nella Nations League, anche sul Corriere dello Sport, va bene così, battuto anche Israele, 2-1 fra Tese e Ken, adesso l'Italia è prima da solo nella Nations League, di spalla, mai più senza Sinner. Titolo del Corriere dello Sport. Poi su Tutto Sport ci vediamo a Torino. Sinner il giorno dopo il trionfo agli US Open è ancora più bello. Tifosi, vi voglio bene. Poi David, Juve-Inter all'ultimo sgarbo. Derby d'Italia per l'attaccante canadese del Lille, che appunto è conteso, secondo quanto scrive Tutto Sport, da Juventus e Inter. Canta Italia, do di petto di Frattesi, Frattesi appunto ha aperto le marcature, poi il 2-0 di Ken e poi l'Israele ha accorciato le distanze sul finale. Sul quotidiano sportivo QS l'Italia cresce, tifosi shock, scrive appunto il quotidiano sportivo con cui appunto abbiamo iniziato la parte conclusiva del nostro appuntamento, quella dedicata appunto allo sport. E come sempre con lo sport concludiamo il nostro appuntamento tornando sui quotidiani regionali, quindi andiamo a dare uno sguardo alle pagine sportive prima di Gazzetta del Sud e poi come sempre concluderemo con lo sport del quotidiano del Sud. Lo sport di Gazzetta del Sud, l'Italia concede il bis, Israele al tappeto. Poi Serie B, il Catanzaro ha promosso la Formula 3 in mezzo, Cosenza una settimana tra ricorso e campo di gioco, il Crotone prova a voltare pagina. Poi Serie D, partenza sprint per le quattro calabresi, Regina brava a sfruttare gli episodi, il Sambiase si gode un magico debutto da sogno dopo aver battuto 1-0 il Siracusa. Intanto nel campionato di eccellenza calabrese, ma anche in promozione, sono stati presentati nuovi calendari. L'eccellenza calabrese inizierà domenica prossima, 15 settembre, la Vigor Lamezia, favorita per la vittoria finale del campionato di eccellenza, debutterà in trasferta a Castrovillare, poi la prima in casa contro la Rossanese. Torneo a trazione Regina, subito Castrovillare Vigor, infatti titola il Gazzetta del Sud. Poi altra pagina di Gazzetta, Sinner sempre più numero uno globale. Andiamo allo sport del quotidiano del Sud, l'Italia concede il bis contro l'Israele. Poi tennis, Di Leva campione italiano under 12, il talento Regino appunto Di Leva. Serie B, Cosenza una trattativa esiste, Guarascia avrebbe dato mandato all'ex generale D'Andrea di negoziare con un fondo, ancora nessun accordo ma il professionista originale dello Ionio è attivo, quindi trattativa per cedere il Cosenza. Serie B, Catanzaro pronto a cambiare, Caserta prova alternative tattiche, il giorno dei calendari di eccellenza e promozione, Mirarchi intanto è stato rieletto presidente del Comitato Regionale Calabria, i nostri sono campionati di valore, subito Castrovillari, Vigor Lamezia, spiccano Isola Rende e San Luca Paolana, Palmese, ecco il Soriano in promozione, Scalea debutto con l'Alto Monte. Poi è festa Coscarello, sono 50, il presidente quelle sue lacrime quando Perrotto esordì nell'Under 21, Mario Dodaro e Eugenio Coscarello fondarono la scuola calcio nel 1974. Antonella Dodaro comprava scarpette e divise per i ragazzi. Francesco Dodaro voleva togliere i giovani dalla strada. Questo appunto quanto scrive il quotidiano del Sud, lo sport del quotidiano del Sud, con cui siamo arrivati alla conclusione anche per quest'oggi del nuovo appuntamento con i giornali TV. È tutto da Pasqualino Rettura. Grazie per l'ascolto e l'attenzione, grazie per averci seguito fin qui, come sempre vi diamo appuntamento alla prossima edizione.
Nuova EQA 100% elettrica. Scelta distintiva.